Ciao avventurieri, oggi ci troviamo in un'escursione un po' insolita. E più che un viaggio tra le montagne, è un viaggio nella nostra immaginazione. Perché se non possiamo andare in questo periodo sulle nostre montagne, io le montagne me le immagino e faccio un'escursione intorno a casa. Fortunatamente per la nostra escursione, oggi il tempo è dalla nostra parte, c'è un sole senza neanche una nuvola ed è fantastico in questa giornata primaverile. Speriamo insomma che il tempo regga per tutto il tempo dell'escursione e non ci regali brutte sorprese all'ultimo, come spesso può capitare in montagna, che il tempo è molto variabile e da un momento all'altro ci potremmo ritrovare coperti da nuvoloni e col pericolo che venga giù un acquazzone. Per ora ci godiamo questo sole. Dopo questa prima sosta, per uno snack e per un sorso d'acqua, ci prepariamo per ripartire. Ci togliamo il pile, che inizia a fare molto caldo. Ci serviva solamente per l'inizio della camminata, in quanto la mattina fa un po' fresco e tirava un po' di vento. E adesso proseguiamo per la nostra escursione. Finora difficoltà tecniche nessuna, percorso tutto in piano, quindi anche dal punto di vista fisico non era per niente impegnativo e anche il seguito dovrebbe essere tutto molto semplice. L'unica parte tecnica sarà l'attacco alla vetta finale, gli ultimi 3-5 metri, che avremmo bisogno del kit ferrata, perché è un piccolo attacco attrezzato, insomma, un piccolo percorso attrezzato. Quindi proseguiamo e andiamo verso la vetta. Sono avvicinati due esemplari tipici di queste zone. Non sono molto esperto di fauna, ma devo dire che sono esseri molto amichevoli. Non hanno paura dell'uomo, probabilmente hanno già avuto contatti precedentemente. Avviciniamoci cercando di non dare troppo fastidio, altrimenti potrebbero attaccarci anche a noi. Sicuramente sono due esemplari maschi. Questo
È la stagione dell'amore e potrebbero contendersi una femmina nelle vicinanze. Siamo arrivati all'attacco alla vetta e sicuramente quest'ultimo pezzo l'avete già visto nel precedente video della challenge dell'alpinista in quarantena. Questa è la vista dalla vetta che ho appena raggiunto. Laggiù sullo sfondo sono i Monti Lucretili e quella punta lì, che è la più alta, è il Monte Gennaro. Salutiamolo. Ciao Monte Gennaro, ci vediamo presto. Ora, dopo aver raggiunto la vetta, quella direttissima attraverso un percorso attrezzato, scendiamo sulla via normale e poi ci accamperemo nel primo spiazzale comodo. Bene, anche l'accampamento è pronto, proprio per rivivere in pieno l'esperienza di un trekking in montagna. E giunti a questo punto, non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, oppure qui di lato altri video che potrebbero interessarvi. Mettete mi piace al video, commentate, condividete e insomma ci vediamo alla prossima avventura. Speriamo che la prossima volta sia insomma veramente in montagna.